della mattinata. Come se non bastasse le sfighe, la sfiga in viaggio, perché sempre l'aereo era in orario, però oggi c'è lo strike di tutti i mezzi di trasporto, quindi dei ferri e degli autobus. Il traghetto che noi dovevamo prendere alle 5 e degli autobus. Quindi almeno siamo stati fortunati che dall'aeroporto ci hanno parlato più o meno, non in centro però ad Atene, e volevamo provare a fare un cambio e prendere un altro autobus, ma non ci siamo riusciti, quindi adesso si cammina e andiamo ad esplorare questa città. La serie, ok. Ok ragazzi, dopo aver camminato per mezz'ora sotto il sole, abbiamo visto un pochino Atene, abbiamo lasciato i bagagli, quindi siamo molto più leggeri, e abbiamo trovato questo albergo dove faceva anche il servizio di, appunto, deposito bagagli. Abbiamo trovato su questo suo sito che si chiama Bounce, prima volta che lo usiamo, molto carino, il posticino è veramente sì, molto bello, è in centro, vediamo se è affidabile quando li andremo a riprendere. Esatto, però abbiamo preso una cacchiata, adesso siamo proprio qui in pieno centro, qui dietro c'è l'Acropoli e siamo affamati di gyros. Però non è bello così che sia. Provarlo? 8 euro. 8% costa. Beh, molto carino. Ti sta quasi meglio dell'azzurro, sai? Ok, cappellino preso. Primo giro della vacanza. Io ho preso uno smoothies buonissimo in questo posto qui, cocco, banana e fragola con un po' di proteine perché ne ho bisogno. Thank you.
Ah, che profumino. Aggiornamento, ore 4:30. 4:39. 4:40. Il sole non picchia per fortuna, infatti ci siamo decisi di avventurarci in cima alla collina per vedere la vecchia Acropoli. È un gatto. Ed è pieno di gatti. È già pieno di gatti. Sì. E niente, non so se l'abbiamo detto, ma abbiamo il ferro. Ovunque, mia gatti, ovunque. Qua, no, scusami. Guarda come si accende. E quindi non so se l'abbiamo detto, ma abbiamo il ferry, il traghetto alle 11:30 di stasera. Sì. E quindi intanto stiamo girando, ci siamo mangiati un. Mi sono dato un giro buonissimo. Ci siamo fatti un giro nella parte vecchia di Atene, abbiamo visto un sacco di negozietti. Sì, ci stiamo tenendo un po' svegli perché ci siamo svegliati alle 3 di mattina. Pensavamo di dormire un po' sul traghetto alle 5. Sì. Però almeno è caldo e non c'è sole che picchia, quindi riusciamo a stare in giro tranquillamente. Dove vuoi Aggiornamento, ci stiamo dirigendo al porto, anche se è molto presto. Come dei muli da Soma, per il semplice fatto che... Sì. Per il semplice fatto che Atene è veramente immensa. Noi vivendo ad Amsterdam questa cosa qui non ci facciamo più conto, perché Amsterdam è veramente minuscola, ma Atene non è assolutamente così. Quindi il porto circa è un'ora di distanza dove siamo adesso, cioè dal centro storico. In più ci sono tutti questi scioperi, quindi non sarebbe nemmeno comodo fare un avanti e indietro. E quindi e per non rischiare di arrivare tardi. Esattamente. Abbiamo pensato di andare al porto per cena, stare magari sperando che ci lascino al tavolo fino alle 10. Certo. E poi aspettare un'altra ora e mezza. Però deposito bagagli, che lascerò qui il nome, super approvato. Sì, e probabilmente lo useremo anche al ritorno perché è veramente spettacolare. Sì, anche perché poi hanno una lounge dove puoi usare il bagno, dove puoi usare il wifi, è fresco. Tanta roba, super approved. Economico. Primo tzatziki in Grecia. Fa schifo? Spacca? Questo qui non riesce a mangiarlo. Troppo aglio? Un'ora di anticipo, siamo sulla barca. Sì, a me è venuto da piangere, anche perché è l'unica che parla, che parte stanotte e non do mai. È questa, incredibilmente nella sfortuna abbiamo avuto fortuna. Oh. Tra le 5 e 5 e mezzo. Io